ringrazio i giornalisti della carta stampata, delle televisioni, per aver raccolto il nostro invito a questa conferenza stampa. L'argomento principe di questa conferenza stampa penso sia ben noto a tutti, anche perché i giornali in questi giorni hanno abbondantemente parlato di questa situazione all'interno dell'UDC. Se ne è parlato molto, io ritengo anche a volte in maniera inopportuna. Chiaro è che questa non è un'iniziativa frutto della schizofrenia di quattro consiglieri provinciali, ma bensì è l'epilogo di una riflessione politica di tanti amici, di tanti amministratori. Tra l'altro l'orario inconsueto per convocare questa conferenza stampa è dovuto proprio a questo, per dare la disponibilità a chi volesse partecipare di partecipare, perché di solito le conferenze stampa, come i giornalisti ci insegnano, le facciamo la mattina e non alle 19 del pomeriggio. Comunque dicevo, una riflessione politica che nasce alla vigilia della campagna elettorale per le amministrative, conclusasi qualche mese fa. L'orientamento di molti all'interno del nostro partito era quello di fare ogni sforzo per la costituzione di alleanze che avrebbero consentito, almeno nei comuni oltre i 15.000 abitanti, la possibilità a chi nel nostro partito ci ha messo la faccia di far parte delle amministrazioni elette e quindi di dare il proprio contributo, il contributo del nostro partito nella gestione della cosa pubblica. Ciò purtroppo non è accaduto. I risultati della competizione elettorale sono sotto gli occhi di tutti. Ciò non è accaduto, secondo noi, fondamentalmente per due motivi. Noi riteniamo che non c'è stato un progetto, non c'era un obiettivo da raggiungere, ma soprattutto la mancanza di un confronto all'interno del nostro partito, dove secondo noi la condivisione di una linea politica è un presupposto indispensabile dello stare insieme, soprattutto per motivare un impegno che è reso sempre più difficile dalle difficoltà che la politica, come tutti ben sappiamo, oggigiorno incontra. Comunque, nonostante tutto, il nostro impegno è stato sempre esemplare, affrontando tutti gli impegni a cui siamo stati chiamati, mettendo in campo tutte le risorse che erano nelle nostre disponibilità. I risultati ottenuti, come dicevamo prima, sono evidenti, a tutti, e tranne la città di Gallipoli, dove magari nel suo intervento il consigliere Quintana sarà più chiaro e preciso, abbiamo registrato risultati più o meno deludenti come nostro partito, come UDC. Questo, secondo noi, è dovuto alle scelte operate dalla segreteria provinciale, che non rispecchiano le esigenze del nostro territorio, ma soprattutto non rispecchiano le esigenze del nostro elettorato. Quindi riteniamo che ci sia uno scollamento tra l'elettore UDC e i vertici del partito a livello provinciale, e di conseguenza la determinazione di un risultato elettorale deludente. Quello che ho detto non vorrei che fosse inteso come un attacco al segretario provinciale, perché così non è. Questa è una riflessione politica sulla quale abbiamo discusso molto e abbiamo discusso anche tanto. Un esempio che ha focalizzato la nostra attenzione e la nostra discussione è quello, per esempio, della concentrazione di carichi istituzionali su una sola persona. Quella concentrazione di cariche istituzionali forse non crea i presupposti giusti per fare quelle scelte che consentono di soddisfare le esigenze, le necessità dell'elettorato dell'UDC, un elettorato storico, secondo noi.
Noi, dicevo prima, abbiamo discusso molto di questo e abbiamo ritenuto di farci portavoci di queste esigenze. E vogliamo essere portavoci, l'abbiamo fatto informando tutti, informando i cittadini, informando gli amici, informando gli amministratori locali che al nostro partito ogni giorno danno tanto. Abbiamo anche informato la segreteria nazionale, la segreteria regionale, di conseguenza anche la segreteria provinciale, e abbiamo constatato il classico atteggiamento, io lo definisco l'atteggiamento alla Ponzio Pilato. Secondo me Ponzio Pilato, rispetto a quello che è accaduto in questi giorni, era un grande decisionista, cioè non è accaduto nulla. Questo l'abbiamo interpretato, e di conseguenza non lo condividiamo, come uno scollamento tra i partiti e le realtà del territorio, le realtà del nostro territorio che ogni giorno viviamo. Perché, ecco, l'iniziativa dei quattro consiglieri provinciali: noi siamo consiglieri provinciali eletti dal popolo e abbiamo il dovere di rappresentare le esigenze e di difendere le realtà in cui abbiamo trovato il consenso. Questo è il nostro dovere civico, noi siamo stati eletti per questo. Pertanto, e mi avvio a concludere perché poi il tempo è tiranno, il dotarsi di una gestione politica sorda alle esigenze del territorio e alle esigenze del nostro elettorato, che attraverso, dicevo prima, il consenso popolare ci ha dato questa grande responsabilità, se il persistere di questa politica sorda continuerà ad andare avanti, ci vedrà costretti, nostro malgrado, ad intraprendere tutte le azioni necessarie affinché ci sia un'inversione di rotta. Io concludo qui, mi fermo qui, poi i miei colleghi nel loro intervento spiegheranno le loro motivazioni che ci hanno spinti a prendere questa iniziativa, che è un'iniziativa forte, che non deve essere interpretata, l'ho detto prima, come l'iniziativa di quattro consiglieri provinciali, ma è l'iniziativa di tanta gente che magari non ha lo strumento adatto per poterla diffondere. Noi lo abbiamo e lo stiamo usando e lo mettiamo a disposizione. Il comitato provinciale, guardate, sarà una coincidenza, è stato convocato il comitato provinciale per venerdì alle ore 19 presso la Toma S.P.A. a Muro Leccese, con all'ordine del giorno la situazione politica organizzativa dell'UDC in provincia di Lecce. Grazie per la vostra disponibilità, io passo la parola ai colleghi siciliani. Allora, io intanto saluto tutti e vi ringrazio per essere intervenuti. Io vorrei partire da un documento di venerdì 20 aprile 2012 con il quale Lorenzo Cesa azzera i vertici dell'UDC e scrive esattamente: nulla sarà come prima. Quindi io non credo che dopo un comunicato del segretario nazionale si possa ancora parlare di UDC. Questo lo tengo a chiarirlo per un semplice motivo, perché da questo ne deriva che l'assemblea che si terrà nel cosiddetto comitato provinciale venerdì alla Toma, e stranamente non alla segreteria provinciale, io credo che già questo sia sintomatico di qualcosa che non va, l'assemblea non ha ragione d'essere, in quanto Cesa ha dichiarato espressamente che non ci sono più segretari politici, non ci sono più direttivi sezionali, esistono solamente organi elettivi, cioè gli organi elettivi sono i parlamentari, i senatori, i consiglieri provinciali, i consiglieri, i sindaci, eccetera, eccetera. Ha fatto bene Giovanni a precisare che il nostro mandato non è un mandato ottenuto per nonna, ma un mandato che ci è stato assegnato dai cittadini che ci hanno votato, crociando il nostro nome. Ed è importante questo, perché fa capire alla gente come le nostre esigenze, gli eletti, non siano quelle di coloro che sono stati nominati. Io credo che questo sia un passaggio fondamentale.
per poter capire poi come bisogna guardare al futuro della politica. Credo che si sia alle soglie della Terza Repubblica, perché la Prima Repubblica è finita con Tangentopoli, la Seconda con la caduta di Berlusconi, e credo che tutti i partiti siano attanagliati da difficoltà enormi, e quindi è normale che ci sia chi, essendo stato eletto dalla gente, si preoccupa di come meglio interpretare il ruolo che ci è stato affidato. Da qui l'iniziativa quindi dei quattro consiglieri provinciali, che ritengo dare vita, non abbiamo ancora stabilito la denominazione, per adesso parliamo di un movimento politico-culturale che vedremo in che modo si coniugherà con le esigenze della gente. Ognuno di noi ha ottenuto un consenso notevole. È importante anche dire un'altra cosa, che tranne Giovanni noi altri tre non siamo stati eletti nell'UDC, quindi veniamo da liste civiche, la nostra esperienza viene da liste civiche, e avevamo il consiglio provinciale manifestato l'intendimento di aderire al costituendo partito della nazione. Il partito della nazione non è mai nato, quindi da questo bisogna anche dedurre che comprensibilmente stiamo cercando di dare chiarezza all'elettorato. A me fa piacere la presenza di tutti voi, che siete i nostri sostenitori, nei nostri colleghi. In particolar modo fa piacere la presenza della persona saggia. Per chiarezza, ma poi uscire dal PC, che era un movimento, creato un movimento, non c'è più all'interno del PC. Non c'è più il PC. Ho premesso, ho fatto la mia introduzione con il comunicato di Cesare. Quindi di che cosa parliamo? Un segretario nazionale, a meno che non venga smentito da qualcuno, e fino ad oggi non lo è stato, io credo che non si possa più parlare di PC. Credo che sia chiarissimo questo. Poi questo momento. Allora cambia la domanda così. Avete un riferimento Ruggeri? Beh, anche questa è una domanda alla quale si risponde da sé con il documento che noi abbiamo inviato a voi, a tutti della stampa, con il quale contestavamo la conduzione politica provinciale. Credo che sia chiaro. Ma non riconoscete più perché riporto il riferimento. Ma non riteniamo che ci sia un segretario provinciale, insomma, a meno che qualcuno non venga fuori da Roma a smentire Cesare. E non dico, io ho portato il volantino proprio per questo. Comunque stavo ringraziando tutti quanti. A febbraio forse era. A gennaio, difatti, però in aprile veniva sciolto il partito. È giusto. Però secondo me, chiedo scusa, secondo me oggi non è questo l'argomento, se i quattro consiglieri abbandonano o meno l'UDC. Oggi qui c'è un problema politico sulla quale. Scusate, ma è questo, cioè, se voi lo riconoscete più. Noi stiamo ponendo un problema politico. Ma noi, all'interno, restando sempre. Noi diciamo, possiamo fare un po' di umana così. No, posso dare una. Allora, l'UDC oggi ha una conformazione che è cambiata nel momento in cui è diventata partito della nazione. La prova è la configurazione che il gruppo aveva in provincia, laddove c'era un patto federativo, perché per esempio Patto per il Salento, che era una lista completamente civica della quale io ero stato ispiratore, non si è mai sciolto. Io ufficialmente sono ancora capogruppo di Patto per il Salento, come lui è capogruppo di Salento c'è. Quindi si era data vita a una forma di federazione di gruppi nell'ottica del partito della nazione. Nel momento in cui quattro consiglieri provinciali firmano un documento che dice così le cose non vanno bene, mi sembra ovvio che si pone un ragionamento in forma critica all'interno dell'UDC. Noi non vogliamo dire che il partito abbia completamente, diciamo, chiuso le porte. Io faccio una considerazione molto semplice. La risposta di Ruggeri è stata, come segretario provinciale, commissario, comunque come parlamentare del territorio, è stato chi vuole stare sta, chi non vuole se ne va. Rispetto a questo atteggiamento credo che sia opportuno sottolineare uno e anche una certa furbizia politica a cui la presenza di noi quattro qui risponde, cioè il tentativo di dire alcuni stanno con me, altri non stanno con me, che mi sembra una, diciamo, impostazione politica di bassa lega. Seconda cosa, il problema è che i quattro consiglieri provinciali hanno posto una questione politica gestionale dell'UDC, partito della nazione, in modo serio. La considerazione è che se un partito nell'arco del tempo, Gino Taroppo, Lorenzo Ria, Mino Frasca, noi potremmo fare l'elenco di Attilio Bonosi, Taudiglia, cioè potremmo fare l'elenco
innumerevole di persone che hanno lasciato l'UDC, credo che una riflessione politica attenta debba partire da un presupposto. Se le situazioni vanno in questo modo e si determina un continuo turnover, cioè uno entra uno esce, è probabile che ci sia anche una incapacità di gestire rapporti a lungo termine, e questo sul piano politico credo che sia un dato rilevante. Si apre un momento di riflessione di rapporti fra gli eletti e il territorio e gli elettori, perché come diceva adesso prima Giovanni Dundo, noi credo che sia sotto gli occhi di tutti un lavoro anche intenso e anche molto attento svolto qui in provincia, che ci ha portato a far modificare alcune proposte della maggioranza, assumendo sempre complessivamente un atteggiamento di opposizione che non è mai cambiato, ma è stato sempre costruttivo e anche critico. Da questo punto di vista rivendichiamo che ci deve essere un'impostazione generale e una prospettiva, perché altrimenti si potrebbe ipotizzare un partito che, tranne un paio di obiettivi che possono essere un obiettivo di Roma, un obiettivo di Bari, poi per il resto non ha altre strategie e non ha altri altre mete da raggiungere, e questo mi sembra estremamente riduttivo. Allora è chiaro che un documento del genere firmato da 4 consiglieri provinciali segna un momento critico forte, e dire si sta o non si sta, noi aspettiamo che qualcuno dia una risposta politica, perché Giovanni prima faceva riferimento a un atteggiamento pilatesco. Beh, che ci sia un atteggiamento del genere rispetto a una posizione critica assunta da 4 consiglieri provinciali, che oltretutto non sono una parte, sono l'intero gruppo a cui faceva riferimento Campania di Centro, quindi non c'è un dissenso all'interno di un gruppo, c'è una posizione presa dalla totalità del gruppo. Se l'atteggiamento dovesse essere quello, non ci servite, noi ne prendiamo atto, ma è chiaro che oggi dire noi facciamo una conferenza stampa per dire lanciamo e lasciamo con l'UDC, noi facciamo una conferenza stampa per ribadire quella posizione sulla quale c'è stato un tentativo di, come si dice, annacquamento, perché si è tentato di far passare l'idea che fosse un fuoco di paglia o che magari fra noi quattro ci fossero delle distinzioni sostanziali, e rilanciamo invece un discorso di iniziativa politica. Lui l'ha detto chiaramente, ha detto buona fortuna. Io ho detto, quindi è una lui ha già risposto. Noi continueremo, però una risposta ufficiale non l'abbiamo avuta ancora. Cioè noi nel momento in cui dichiara la stampa buona fortuna ai quattro consiglieri, cioè una risposta ufficiale non c'è stata. Quindi, no? Sul piano politico poi si ragiona a prescindere da quelle che possono essere le dichiarazioni sui mezzi di comunicazione. Cioè noi abbiamo firmato. Voi andrete venerdì al. No. Quanto mi riguarda, andare al comitato quando di fatto il documento non ha avuto nessuna risposta, nessuna. Mario, io sottolineavo che secondo me la riunione di venerdì, che ritengo fatta ad arte strumentalmente, perché si aspettava le nostre dichiarazioni di oggi, io non la riconosco, perché non si può parlare di un comitato provinciale quando, un'azienda privata, quando dico, c'è una lettera di Cesare che parla chiaro. Io da questa voglio partire. E poi la necessità della base, dai più giovani ai meno giovani, dalle figure più politicizzate a quelle meno politicizzate. Io prima stavo per ringraziare tutti voi, soprattutto la presenza di Cesare Lia, che con la sua età, con la sua esperienza politica, ha ritenuto di essere qui con noi, e così come altri giovani che ci hanno sollecitati a questa presa di posizione. Quindi questo significa che anche come terzo polo, il concetto del terzo polo è fallito, forse prima ancora di nascere. Non voglio dire se la colpa è dell'UDC o di Frio, di Io Sud o di quant'altro. E poi gli ultimi risultati elettorali comunali sono stati la prova lampante come ormai il progetto UDC e del terzo polo è clamorosamente crollato. Perché? Perché se è vero come è vero che il PDL è crollato, la Lega è crollata, il PD ha tenuto, era naturale che se fosse stato un progetto valido il terzo polo avrebbe dovuto avere risultati eclatanti, sarebbe dovuto salire di 5, 6, 7 punti, così non è stato. Anzi, i sondaggi attualmente a chi ancora parla di UDC vengono dati con un punto e mezzo, due in meno rispetto
all'ultima volta che è sceso in campo alle regionali e alle politiche. Allora qui stiamo parlando di un progetto politico che secondo noi non c'è più. Quindi chiederci se usciremo dall'UDC, e dovrebbe la domanda essere rivolta al segretario nazionale, a Lorenzo Cesa, e vi consegnerò questo volantino che poi voi possiate meglio tradurre se noi dovessimo avere sbagliato l'interpretazione. Quindi per quanto ci riguarda sono d'accordo con Mario, con Sergio Giovanni, che noi non abbiamo ragione alcuna di partecipare alla riunione del Comitato Provinciale di Venerdì, perché ci andiamo a confrontare con 100, 120, 150, 300 persone che non sono legittimate a dare una linea conduttrice al gruppo ex UDC, io dico. Io molto sfruttavo anche il discorso umano di persone, perché abbiamo visto che oltre alla politica e i partiti vince anche un discorso di rispetto umano. E quando magari un onorevole, questo è il riferito al fiduciario della domanda se poi stiamo ancora nel vicino meno, ti dice che non ha più fiducia nei quattro consiglieri provinciali, io non vedo un po' di rimanere qui nel vicino. Perché se non c'è fiducia reciproca, immaginiamo come che cosa può succedere. Il discorso Calligoli come il discorso in altri contesti locali, in case, in Calabria, in Latina. Perché poi ci si tratta magari di avere il sindaco di appartenenza dell'UDC. Abbiamo vinto, abbiamo il sindaco che appartiene all'UDC. E attenzione, la mia non è un puntare un dito contro un'amministrazione comunale di Calligoli. Perché se io dovessi puntare il dito all'uomo politico e da uomo con la mia dignità, io le volte non le do né al sindaco che ha vinto, ma le do al mio padre, le do a onorevole Ruggero, per non essersi imposto nelle contraddizioni politiche affinché l'UDC avesse valenza su alcuni posti importantissimi, che non erano attenzione quelli di Vintana o quelli di Giovanni Mondo o quelli dei quattro consiglieri provinciali, perché abbiamo dimostrato che la cultura non ci vediamo, altrimenti Vintana avrebbe fatto il passaggio dalla politica che aveva avuto, lasciando la maggioranza per entrare all'opposizione, dando la sua disponibilità alla candidatura regionale, portando la coalizione a candidatura alla vittoria. Un sindaco appartiene ad un partito quando risponde al partito. Noi non possiamo avere sindaci o consiglieri comunali o chi che sia che in campagna preelettorale o durante la fase della campagna elettorale appartengono all'UDC, ma una volta conquistata poi la poltrona, come vediamo, abbiamo solo il nome di aver vinto con l'UDC, ma il sindaco non ci appartiene, come non ci appartengono i consiglieri. Questo è un altro dei fatti che è successo, diciamo anche sulla questione di Calligoli. Le rivendicazioni dell'UDC a Calligoli non erano rivendicazioni per Sandro Quintana, erano rivendicazioni per la crescita del partito dell'UDC, del partito dell'UDC. E questo non è stato mai capito. Dunque, se quattro, io posso capire che la nazione di consigliere cominciava con il consigliere ufficiale, noi, ma non di quattro. Ciò significa che qualche cosa non va. Allora si è deciso, vedete, ormai c'è uno scollamento. Tutti sapete che ormai l'indice di gradimento dei partiti a livello nazionale forse sta al 3%, al 2%. Perché manca, c'è uno scollamento tra la politica e le esigenze delle persone. Noi abbiamo diversi problemi, tipo quello della misura per esempio degli ospedali, passando dalle persone ambiente con il problema del datore. Non si può giocare facendo demagogia politica su dove costruire l'ospedale, perché noi sappiamo benissimo che su dove costruire l'ospedale ci sono delle spartizioni politiche. Ma qui si sta giocando sulla salute dei cittadini. Perché non ci poniamo la domanda invece di come far funzionare le
ospedali già esistenti? Oppure perché non ci poniamo il problema dei depuratori? Perché non hanno mai funzionato con tutti i soldi spesi? Ecco che manca il collegamento. Una volta l'onorevole Dia ne puntare alto, l'onorevole che era in lista faceva casa a casa, aveva il rapporto, diciamo, familiare con i suoi elettori. Questo viene meno per una legge elettorale che non si riconosce nel popolo, non si riconosce nella collettività. Ecco che bisogna ritornare, diciamo, al vecchio modo di fare politica, dove anche un sindaco eletto si confronta con il partito, l'assessore di riferimento, prima di andare in giunta, porta l'ordine del giorno delle delibere del partito, ma questo ormai più non avviene, non so da quanti anni, perché uno poi quando è eletto, ragiona in maniera propria. Anche questo. Giorno e ora da stabilire, a dare vita ad una grandissima assemblea che sarà partecipatissima sicuramente, nella quale poi, quando sarà il momento, ufficializzeremo l'epilogo di questa bellissima esperienza. L'epilogo di questa bellissima esperienza. Noi vi ringraziamo tutti, siamo stati bravi nei tempi. Forse volevo andare. Una breve osservazione, sì. Gli eventi chiamando in causa, nel senso che il problema attuale della politica non sono il primo a dire, a fare queste considerazioni, e un problema di disagio generale. Io sono 20 anni da quando mi sono ritirato ufficialmente dagli impegni istituzionali, che ribadisco che la nostra società sta prendendo una cattiva piega. Lo dico, l'ho detto agli anziani, l'ho detto e lo dico anche ai giovani, i quali oggi antepongono interessi soggettivi, personali, a quelli che sono gli interessi politici. Non c'è più il vecchio problema che tenevamo noi di affermare l'idea, non la persona, l'idea. Il problema giovanile è basato su questo principio: che mi dai? Allora, così non facciamo mai politica, la politica è una cosa diversa. E questo crea disagio. E ai giovani che non vogliono fare questa richiesta, che mi dai, e invece si estraneano dalla politica, faccio per esempio una cosa, una domanda: che sta succedendo? Quando l'uomo politico che intende la politica non sotto l'aspetto soggettivo, ma sotto l'aspetto altruistico di una società che deve crescere in un certo modo, si disinteressa dall'impegno istituzionale, sociale, eccetera, il posto che egli lascia è occupato dalla cattiva società, dalla malavita. Tu sei di Vaticoli e vedi quello che succede. Anzi, amici, lo vedo perché mi sono sempre interessato di turismo, e a questo concorre anche un certo aspetto negativo, un'interpretazione negativa della comunità europea. Quando le spiagge, vediamo il caso moderno, odierno della situazione estiva, vengono assalite dalla malavita, quando si dice che dobbiamo dare le spiagge in concessione a chi offre di più, noi dobbiamo darci la stupra a chi? Alla mafia.
perché quindi soltanto hanno la possibilità di mettere sul tavolo i soldi necessari, le risorse, non al, al piccolo, diciamo, alla, al comune del territorio. E questo è l'aspetto, diciamo, di, dal quale io ho sempre fatto considerazioni, diciamo, negative sulle attuali misure. Quanto al voto, io sono iscritto all'UDC e io ho contestato, non sui giornali, sugli organi di stampa, un modo di gestire il partito, ho contestato a Cesar, che quando stavo in Consiglio Nazionale mi portava il caffè, e l'ho contestato anche Ferdinando Castiglione, con il quale non ho avuto i rapporti che ho avuto con Cesar. Un partito oggi che vuole rispondere alle esigenze della società deve dare risposte alla società. Io ancora, dopo 20 anni, dopo aver lasciato da 20 anni la vita politica attiva, ricevo le telefonate di comuni cittadini che mi chiedono, e non in termini clientelari, perché io clientela le posso fare, adesso non posso più fare, mi chiedono consigli. Perché nessuno mi dà, questo è il fatto reale di questa nostra società. Nessuno più pensa alla gente, l'avete detto voi. Non c'è più questo rapporto con l'elettorato. E io non mi rido quando i giovani della stampa fanno le domande. Dopo, 20 anni fa, quando è cominciata questa farsa politica, ne avevano 10, non hanno vissuto il periodo nostro dei partiti politici, di tutti i partiti politici, io non parlo della Democrazia Cristiana, di tutti i partiti politici impegnati nel sociale, che si davano una meta da raggiungere, ognuno per conto, ma sempre rivolta al bene della società. Ecco perché io l'auguro vi faccio, per non essere duro, se lo puoi tutta stasera parlo a voi quattro, che possiate iniziare seriamente un percorso all'insegna di una politica vera, che io ritengo non si possa basare fuori dalla filosofia. La politica è filosofia, cioè è perseguire un'idea secondo cui vogliamo che lo Stato sia. Se noi andiamo nel qualunquismo, e ne abbiamo visto tante, da Bossi, anche adesso Grillo, ce ne sono tanti, fanno scena, poi muoiono con poco tempo, e se dovessero andare avanti, non creerebbero una società per futuro, creerebbero una società, non lo so, momentanea, composizioni soltanto temporanee, per poi cadere al suo sasso che incontra sulla loro strada. Grazie. Ringraziamo l'onorevole Dia per la lezione di vita e di politica che ci ha dato. Rinnoviamo l'appuntamento alla prossima iniziativa che andremo a fare da qui a qualche giorno. Grazie a tutti per la disponibilità e per la partecipazione.